Domani scatta l'obbligatorietà del Green Pass per recarsi nei luoghi di lavoro. Le aziende calabresi si preparano al momento. Non si registrano criticità. La situazione del pronto soccorso di Cosenza è davvero drammatica. L'azienda ha deciso di assumere 4 medici a tempo determinato con procedura d'urgenza. Il sindaco di Roccella Ionica lancia l'allarme. Il comune è lasciato da solo a gestire l'emergenza sbarchi. Non ci bastano gli attestati di solidarietà, abbiamo bisogno anche d'altro. La Cassazione conferma l'ergastolo per i killer del piccolo Cocò, bruciato vivo insieme al nonno e alla compagna di questi nel gennaio del 2014. 62 insegnanti di Lamezia Terme avrebbero acquistato cellulari, TV ed elettrodomestici con il bonus la carta docente, scoperti e sanzionati dalla Guardia di Finanza. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo del Green Pass perché da domani proprio scatta l'obbligo di presentazione del certificato verde, soprattutto per recarsi nei luoghi di lavoro. Le aziende calabresi si preparano e vediamo come. Da domani è obbligatorio il controllo del Green Pass per tutti i dipendenti, ma come si sono organizzate le nostre fabbriche? Noi siamo a Pianolago, all'interno del centro Mescole Sud. Intanto quanti dipendenti ci sono in questa fabbrica? Allora, l'azienda è una società per azione, fa parte di un importante gruppo che lavora a livello internazionale, che è il gruppo Vitillo. In questo momento abbiamo un organico complessivo che di circa 23 unità lavorative. Abbiamo attuato dall'inizio dell'emergenza tutte quelle che erano le procedure e i protocolli per governare questa situazione d'emergenza. Lo abbiamo fatto anche nel contesto di quella che è l'organizzazione aziendale. La nostra è un'azienda che è certificata anche ISO 9001, quindi prevede tutta una serie di procedure per la gestione dei processi e per la gestione delle attività. E nel contesto di questo abbiamo appunto attuato tutte quelle che erano le procedure, lo abbiamo fatto per tempo anche rispetto a questa ultima direttiva che prevede il controllo dei Green Pass, abbiamo individuato le persone che dovranno fare questi controlli e quindi diciamo che siamo a posto. In realtà ci sembra di capire quindi che non ci sono grossi problemi per ottemperare a quello che dice il governo per la sicurezza. Ma guardi, io ritengo che se ognuno di noi fa bene il proprio dovere e rispetta quello che sono le regole, tutto per forza deve andare bene. I vostri dipendenti sono tutti vaccinati? Sì, sono tutti muniti di Green Pass, come prevede la normativa. Qualcuno si è lamentato magari per i controlli oppure hanno accettato questa situazione? No, diciamo che per fatto di lavorare e quant'altro hanno accettato tranquillamente il Green Pass, di vaccinarsi tutti quanti. Il messaggio che mi sento di mandare come responsabile della sicurezza di questa azienda è quello di: è giusto rispettare le regole, è giusto che ognuno di noi, se non lo ha fatto, si vada a vaccinare, perché ritengo che solo così noi potremo riportare la tranquillità nelle famiglie, nelle aziende e tutte assieme far ripartire l'economia. E a proposito di coronavirus, vediamo il bollettino regionale di oggi che fa registrare in Calabria 115 nuovi positivi ma con altre 2 vittime. Sono stabili invece i ricoveri nei reparti e in terapia intensiva. In Calabria sono 115 nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con 3.187 tamponi eseguiti e il tasso che dal 4,10% scende al 3,61%. In Calabria ad oggi, da inizio pandemia, le persone risultate positive al coronavirus sono 85.358 e il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.233.500. 84. I casi di oggi sono così suddivisi: a Cosenza 35, 7 a Catanzaro, 14 a Crotone, 37 a Vibo Valentia, 19 a Reggio Calabria, 3 altra regione o stato estero.
Non si registrano nuovi ingressi nei reparti di cura con 92 in totale e nelle terapie intensive con 11 in totale. Due i decessi di oggi a Reggio e a Cosenza che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.429. E a proposito di tamponi e contagi, vediamo come si preparano anche le farmacie e quali sono le criticità riscontrate. Da domani scatta l'obbligo del Green Pass sui posti di lavoro. In tanti hanno scelto la strada della vaccinazione. Lo conferma anche il dottor Misasi, segretario di Federfarma Cosenza, visto che anche nelle farmacie, dopo un inizio in sordina, si è dato il via alle inoculazioni del siero. Per quanto riguarda i vaccini, si è riuscita a superare quel impasse che si era creato quando facevamo il Johnson, con le polemiche che si sono succedute, ma adesso facciamo vaccini RNA, riusciremo a fare anche il Pfizer per il booster e quindi la gente è più sensibile a questi richiami. Per quanto riguarda i tamponi si stanno facendo, sono tanti. Beh, abbiamo molti giovani che prima non nemmeno potevano accedere e poi abbiamo quella fascia critica di over 45-50 che erano molto scettici sulla somministrazione del vaccino e che si stanno avvicinando di più. Mo sarà effetto di una recuperata volontà e comprensione del vaccino, sarà effetto della Green Pass che purtroppo costa e che, diciamo, se porta a vaccinarsi potrebbe essere anche un bene per chi, come noi sanitari, pensano che l'unica possibilità è vaccinarsi. E comunque si sta procedendo bene in Calabria, anche i dati ci danno ragione, parlo dei dati del contagio, mi pare che siamo sotto i numeri dell'anno scorso, ci sono dei vantaggi e dei passi avanti. Parliamo invece adesso di sanità, perché per fronteggiare proprio la grave carenza di personale medico al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza, la direzione strategica ha pubblicato un bando di selezione per il reclutamento di dirigenti medici da assumere a tempo determinato per 12 mesi. Sono anni ormai che riceviamo lamentele relative al pronto soccorso di Cosenza, anni che i cittadini sono costretti a sottoporsi a lunghe ore di attesa ogni qualvolta hanno necessità di un pronto intervento e sempre anni che le varie amministrazioni che si sono succedute alla guida dell'Annunziata hanno promesso ma non mantenuto l'impegno per risolvere gli atavici problemi del pronto soccorso del più grande ospedale della provincia di Cosenza. Il problema è sempre lo stesso, manca personale. Adesso che la situazione è diventata insostenibile, il management dell'azienda ha deciso di assumere a tempo determinato 4 medici per 12 mesi con procedura d'urgenza. È un bando velocissimo, nel senso che noi l'abbiamo pubblicato o lunedì, la scadenza è lunedì prossima, quindi noi da martedì, sperando di trovare il maggior numero di persone possibile, cominceremo le pratiche di assunzione già dalla settimana prossima. Si pensa però anche all'assunzione di altro personale a tempo indeterminato. La difficoltà non è una difficoltà nostra, è una difficoltà nazionale di coprire la dotazione organica sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Considerando l'elevato turnover che c'è al pronto soccorso, noi pubblicheremo un nuovo concorso a tempo indeterminato, perché il vecchio concorso abbiamo esaurito tutta quanta la graduatoria. Parliamo invece adesso di politica, perché sono le ultime ore di campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domenica e lunedì prossimi. Il neopresidente della Regione, Roberto Occhiuto, questa mattina a spasso per la città dei Bruzzi con il candidato del centrodestra Francesco Caruso, mentre nel pomeriggio a sostegno del competitor Franz Caruso, espressione del centro-sinistra, all'arrivo del commissario della Federazione del Partito Democratico Cittadino, Francesco Boccia.
Ultimi giorni e ultime ore di campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica e lunedì prossimi. I due candidati che si contendono la guida della città di Cosenza, Francesco Caruso e Franz Caruso, moltiplicano sforzi e iniziative per intercettare il maggior numero di consensi. Stamattina Francesco Caruso, accanto al presidente della regione Roberto Occhiuto, ha percorso le strade della città incontrando i cittadini con i quali ha scambiato qualche battuta e assunto impegni. La singolare iniziativa è stata pubblicizzata ieri sera attraverso i social con un video postato dal neopresidente nel quale invitava a prendere un caffè con lui. Queste sono le immagini invece che si riferiscono proprio alla passeggiata elettorale. Tifo per Francesco Caruso, è evidente, sono di Cosenza, vorrei che ci fosse un'amministrazione comunale in continuità con la precedente. Tutto ciò premesso, è chiaro che io farò il Presidente della Regione guardando con simpatia a tutti i sindaci della Calabria, di qualsiasi espressione politica, perché questa regione non si governa senza il contributo dei sindaci. Nel pomeriggio invece nella segreteria politica di Franz Caruso ha fatto registrare la sua presenza il commissario della Federazione Cittadina del Partito Democratico, Francesco Boccia. L'ex ministro è tornato in Calabria per stare accanto al candidato a sindaco del centro-sinistra, ribadendo la validità del progetto politico rappresentato dallo stesso. Franz rappresenta il futuro e la storia, le radici solide di questa città bellissima, ma che devono servire a costruire per i ragazzi di oggi, per i cosentini che credono in questa bellissima città, che si possano fare molte delle cose che tutti vogliono. Domani ultimo giorno di campagna elettorale, prima del silenzio, nel corso del quale prenderanno corpo le iniziative di chiusura della lunga stagione elettorale, previsti comizi nelle diverse zone della città. I soliti problemi nel tratto calabrese dell'autostrada A2 del Mediterraneo, cantieri e disagi per gli automobilisti. Siamo combinati ancora così. L'autostrada, inaugurata ben 4 volte da Presidente del Consiglio, Ministri e Sottosegretari, non si è scrollata di dosso la precarietà. I cantieri ci sono sempre, anzi, con il passare del tempo, viaggiare da nord a sud della Calabria è diventato un'impresa. Guardate queste immagini che fanno riferimento al tratto assai pericoloso, compreso tra gli svincoli di Rogliano e Cosenza Sud. Qui sempre problemi, sempre corsia unica, sempre difficoltà. In alcune ore della giornata si creano forti rallentamenti dovuti al traffico sostenuto. Di notte poi questa lingua d'asfalto diventa ancora più pericolosa. Ma quando dovremo aspettare per avere un'autostrada degna di questo nome? Non pretendiamo chissà che cosa, ma almeno che ci venga concessa la possibilità di viaggiare in Calabria senza essere costretti a dover zigzagare tra un'interruzione e l'altra, tra un cantiere e l'altro. Verrà mai il giorno? Noi lo speriamo, sempre. La cronaca invece adesso con la Suprema Corte che ha confermato l'ergastolo per i killer del piccolo Cocò Campolongo, il nonno e la compagna di quest'ultimo. Il triplice omicidio, lo ricordiamo, avvenne nel gennaio del 2014 a Cassano allo Ionio. Carcere a vita, la conferma arriva anche dalla Corte di Cassazione dopo la condanna di primo e secondo grado a Cosenza e Catanzaro per Fausto Campilongo, 43 anni, e Cosimo Donato, 42, ritenuti responsabili con sentenza definitiva di concorso nel triplice omicidio di Cocò Campolongo, il bimbo di 3 anni, ucciso insieme al nonno Giuseppe Iannicelli, 52 anni, e Betty Taussà, 27 anni, compagna dell'uomo di origine marocchina. I 3 assassinati e dati alle fiamme all'interno di una Fiat Punto ritrovata in un nuvoloso mattino, era domenica del gennaio di 7 anni fa, nelle campagne di Contradafiego a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Il medico legale, abituato a calcare le scene del delitto, racconterà di aver visto una violenza inaudita, difficile da dimenticare, soprattutto quel bambino ucciso come un boss. Si stava affacciando alla vita, Cocò, i passi timidi e le parole ancora non
pronunciate bene, la sua unica colpa, essere insieme al nonno, l'uomo che avrebbe dovuto proteggerlo e che lo ha portato con sé per sempre. Una storia terribile che ha toccato la sensibilità di Papa Francesco, che ha ricordato il bambino nell'Angelus domenicale in Piazza San Pietro in quel 2014 cominciato tragicamente. Poi ha deciso la visita in Calabria, incontrando dapprima in carcere a Castrovillari la mamma di Cocò e successivamente nel pomeriggio a Sibari dinanzi a 200.000 persone con le TV di tutto il mondo a riprenderne le parole. Papa Francesco ha scomunicato i mafiosi. Ieri per la legge l'ultimo atto, dopo diverse ore di Camera di Consiglio, la sentenza di condanna dei giudici della Corte Suprema. Resta la vita spezzata di un bambino e l'orrore per l'accanimento senza precedenti nella storia della criminalità organizzata. La sentenza di condanna dei concorrenti dell'omicidio di Cocò Campolongo segna un punto di svolta in questa terribile storia, una storia nella quale però mancano gli esecutori materiali ed i mandanti, perché certamente i due condannati bruciarono le auto con i corpi delle vittime, così ha stabilito la Corte di Cassazione, ma non sono i killer entrati in azione in quel giorno di gennaio del 2014. Ma l'omicidio di Cocò è un fatto che rimarrà nella storia anche per un'altra ragione, perché è la circostanza tragica che ha spinto Papa Jorge Bergoglio a scomunicare per sempre i mafiosi, a porli fuori dalla comunione di Dio. E questo è il dato più rilevante. Ha spinto poi la Chiesa ad assumere una serie di iniziative dalle quali poi non è più tornata indietro, iniziative che hanno disciplinato le manifestazioni di pietà popolare, i battesimi, i funerali, le cresime, cioè una Chiesa che ha cambiato radicalmente il proprio atteggiamento nei confronti dei sospettati di appartenere alle organizzazioni mafiose. Un altro dato significativo e importante, questo delitto cambia anche in maniera esponenziale, secondo me, la storia della nostra regione. La Calabria si rende conto di quanto feroce possa essere l''ndrangheta. Infine un dato: nessun pentito ha fornito indicazioni su questo delitto, un delitto certamente maturato nella Sibaritide in un laboratorio criminale nel quale si mischiano gli interessi dell''ndrangheta tradizionale e della criminalità nomade. Una notizia di cronaca che arriva dal Reggino, perché la Procura di Reggio ha chiuso l'inchiesta sugli agenti della Polizia Municipale della città che aveva portato lo scorso luglio proprio all'arresto di due vigili urbani e alla sospensione di altri 7. L'avviso di conclusione indagini è stato firmato dal Pubblico Ministero Alessia Giorgianni, è stato notificato ai 13 indagati, fra loro ci sono anche gli agenti Mauro Anselmi e Giuseppe Costantino, finiti ai domicili perché secondo la Procura avevano messo in piedi una vera e propria associazione criminale. Stando alle indagini coordinate anche dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Dominiani, oggi procuratore generale di Reggio, si è trattato di un sodalizio finalizzato alla ricerca di veicoli da rottamare, acquisire e cannibalizzare. Della stessa associazione a delinquere avrebbero fatto parte anche Iannò, Francesco Surace e Bruno Stelitano, a cui sono riconducibili due imprese proprio operanti nel soccorso e nella rimozione dei veicoli. Gli altri reati contestati dalla Procura sono concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, falso ideologico e violenza privata. L'indagine, lo ricordiamo, era partita da una denuncia presentata da un ambulante extracomunitario, però residente da 30 anni in Italia, che era vittima di un'ingiustificata appropriazione della merce esposta da parte dei due vigili urbani. L'inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza e ha praticamente decimato il comando di Polizia Municipale Reggino. Ancora la cronaca: con 62 insegnanti di Lamezia Terme che avrebbero acquistato cellulari, TV ed elettrodomestici con il bonus, la carta del docente, scoperti e sanzionati dalla Guardia di Finanza. La carta del docente è stata pensata per agevolare gli insegnanti nel loro aggiornamento professionale, per favorire l'acquisto di libri e pubblicazioni, biglietti per musei e rappresentazioni teatrali e anche apparecchi o software necessari per l'espletamento della propria attività. Ma le Fiamme Gialle hanno invece scoperto che a Lamezia Terme la carta era utilizzata per acquistare apparecchi elettronici ed elettrodomestici non proprio compatibili con le finalità del bonus e ben
62 insegnanti sono stati beccati e multati. Tutto è partito dal controllo svolto in un noto esercizio commerciale che ha fatto emergere una situazione di diffusa irregolarità. I finanzieri hanno scoperto che i 62 docenti avevano speso il bonus docente per smart TV, telefonini di ultima generazione ed elettrodomestici di vario tipo, tutti non rientranti nelle categorie merceologiche consentite. Il meccanismo illecito, realizzato con l'apporto del commerciante, prevedeva l'emissione di uno scontrino per il bene ammesso dalla normativa, fase questa necessaria per poi richiedere il rimborso. Poi la merce veniva reessa per essere sostituita con quello che davvero finiva nelle mani dei docenti, che adesso, insieme al negoziante, sono stati sanzionati con multe pari al triplo dell'importo indebitamente speso o incassato, per un ammontare complessivo di circa 210.000 euro. Per il commerciante è stato anche attivato il Ministero dell'Istruzione, che recupererà la somma di cui era stato chiesto il rimborso, ammontante a circa 35.000 euro. Parliamo invece adesso dell'emergenza sbarchi nella Locride, perché il sindaco di Rocella Ionica ha lanciato un allarme: siamo stati lasciati da soli a gestire questa emergenza. Nell'attività di assistenza, sottolinea ai nostri microfoni, c'è esclusivamente il comune insieme ai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, ma con i soli volontari non si può gestire questa situazione. Gli sbarchi nella Locride sono ormai quotidiani, 40 negli ultimi 100 giorni. Situazione difficile a Rocella Ionica, è preoccupato il sindaco Vittorio Zito, che denuncia: siamo rimasti soli ad affrontare questa situazione di grande emergenza. Rocella è da 20 anni che gestisce, diciamo, questo fenomeno, però ha una peculiarità, cioè nel senso che è l'unico realtà dove è il comune che si occupa dell'assistenza e del primo soccorso. Questo perché le normative successive al decreto Salvini hanno individuato alcuni hotspot e hanno smantellato, diciamo, il sistema di soccorso organizzato che c'era prima. Per cui noi non abbiamo alle spalle una struttura ministeriale che gestisce questa fase di prima accoglienza, quindi dobbiamo farla come comune. Cioè siamo né più né meno che qualsiasi altro comune interessato, per esempio, da spiaggiamenti occasionali, però gestiamo un numero di eventi di migranti da assistere che è assolutamente non paragonabile a quello che avrebbe qualsiasi comune nel caso di sbarco occasionale. Per cui con le nostre forze siamo riusciti e riusciamo, se l'intensità non è questa, a garantire la prima assistenza. Il sindaco sottolinea poi che il centro comunale di prima accoglienza non potrà più ospitare persone, perché da settimane, in particolare dal 29 settembre scorso, proprio a causa dell'intensità degli sbarchi, non ha più le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie. Bisogna al più presto liberare i locali, avere la possibilità, almeno per 48 ore, di pulire, sistemare i servizi igienici, sanificare tutti gli ambienti. La solidarietà, sottolinea, da sola non basta, c'è bisogno di impegni concreti. Non è il momento della solidarietà, ora è il momento di dire che, per esempio, viene la Protezione Civile Nazionale a darci una mano, no? E gestisce direttamente parte o assieme a noi di questa assistenza. Anche un altro esempio concreto: noi diamo da mangiare ai migranti, no, per il periodo che sono lì a Rocella. Le spese per questo servizio vengono riconosciute al rendiconto. Ecco, la ditta a cui ci rivolgiamo, ovviamente una piccola ditta, riesce a farci credito se i migranti da assistere, i pasti da realizzare sono 30, 40, 50 al mese, 100 al mese. Se sono 700, 800, 900 al mese, inizia ad andare in difficoltà. Insomma, sono cose concrete. Io ho chiesto che ci si sieda tutto attorno a un tavolo per discutere di cose concrete, non di solidarietà o di un approccio ideologico al problema. Le persone sono a mare, le persone vanno salvate, quando vengono salvate arrivano a terra e a terra vanno assistite, punto. Poi il comune riesce a farlo fino a un certo numero, a una certa intensità, oltre non ci riesce.
Parliamo invece adesso della Coldiretti che ha premiato gli imprenditori agricoli under 40 a Curinga nel Catanzarese. Ospite d'onore il procuratore Nicola Gratteri che ha detto che è la Calabria migliore. Il procuratore ha messo in guardia anche sulla possibilità delle infiltrazioni criminali nel settore e ha invitato a denunciare. Il ritorno dei giovani alla terra, le imprese agricole guidate da nord a sud della Calabria dagli under 40, generazione protagonista del premio, la cui cerimonia, la consegna dei riconoscimenti si è tenuta a Curinga, iniziativa della Coldiretti a cui ha preso parte il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. I prodotti DOP variegati di una regione ricca di potenzialità e la scommessa di ragazzi che hanno deciso di restare e investire sul territorio. Molte imprese vengono in qualche modo traghettate nel futuro proprio dalla nuova generazione, sia come imprenditori che subentrano all'attività dei propri genitori, ma sia anche come nuove imprese che vogliono appunto intraprendere l'attività agricola. C'è più timore nell'avviare in Calabria un percorso imprenditoriale perché anche in questo settore c'è l'attenzione dell'antistato. È una preoccupazione, inutile nasconderlo. L'andrangheta è anche presente nel mondo dell'agricoltura, soprattutto attirata, soprattutto attratta dai contributi europei, dai contributi regionali. Quindi bisogna stare attenti e tenere gli occhi aperti. Però è difficile, però questo non vuol dire mollare o non vuol dire non fare, non ci dobbiamo rassegnare, i giovani non si, dobbiamo lottare, combattere, quando ci sono di questi problemi denunciare, avere fiducia nelle forze dell'ordine, avere fiducia nella magistratura, perché noi dobbiamo essere più capaci e più forti dei parassiti che sono gli 'ndranghetisti. Tra i giovani premiati l'innovazione di aziende che realizzano ad esempio l'agrivoltaico come quello di Antonio Lancellotta. La prima azienda nasce nel 2010 con l'agrumicoltura sotto fotovoltaico e adesso stiamo facendo nuovo sviluppo di agrofotovoltaico con, non solo in agrumicoltura ma anche con altri settori, in altri settori agricoli. Adesso vediamo la nostra rubrica dedicata alla borsa. Chiusure rialzo per gli euro listini dopo l'avvio positivo di Wall Street. Il focus resta sulle pressioni inflazionistiche e sulla ripresa dell'economia. In un contesto incerto a causa delle tensioni nella supply chain globale, il rialzo dei prezzi energetici e la prospettiva di una riduzione degli stimoli monetari nei prossimi mesi. Le minute della Fed diffuse ieri hanno confermato l'ipotesi di tapering graduale a partire da metà novembre o metà dicembre. Intanto gli operatori guardano i risultati corporate provenienti dagli Stati Uniti, che oggi comprendono Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup. Per quanto riguarda l'aumento dell'inflazione, i dati di ieri sui prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno confermato una crescita oltre il 5% sui massimi dal 2008. Oggi le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione hanno mostrato una diminuzione a 293.000 unità sui minimi da inizio pandemia, mentre l'indice dei prezzi alla produzione a settembre è cresciuto meno delle attese. Il FTSE MIB di Milano termina in rialzo dell'1,2%, tonico come l'Ibex 35 di Madrid a più 0,5%, il FTSE 100 di Londra a più 0,9%, il DAX di Francoforte a più 1,4%, il CAC 40 di Parigi a più 1,3%. Oltreoceano bene Dow Jones a più 1,3%, S&P 500 e Nasdaq a più 1,4%. Sul Forex l'euro-dollaro scivola a 1,158, mentre il cambio tra biglietto verde e yen risale a 113,6. Riducono i precedenti rialzi le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,2% a $83,3 e il WTI a più 0,1% a $80,5 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 102 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa allo 0,84%.
Tornando a Piazza Affari, chiudono in vetta al FUTSMIB Banco BPM a più 4,3, Fineco Banca a più 3,7, Interpump più 2,9, mentre sprofonda Leonardo a meno 7,05%, in scia alle indiscrezioni secondo cui sarebbe il fornitore di alcune componenti difettose del Boeing 787. Grazie e buon proseguimento di serata. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Volge al termine la fase instabile che ha caratterizzato l'ultimo periodo. Nelle prossime ore, infatti, inizierà un graduale progressivo miglioramento sotto la spinta dell'anticiclone posizionato sull'Europa occidentale, che nei prossimi giorni prenderà possesso del Mediterraneo centrale e favorirà un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Nella giornata di giovedì, però, insisterà una modesta instabilità. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo e resteranno al di sotto delle medie stagionali ancora per alcuni giorni. Domani cielo poco nuvoloso ovunque, ad esclusione dei versanti ionici della Calabria centro-meridionale, dove al mattino insisteranno annuvolamenti sparsi. Temperature stazionarie sempre al di sotto delle medie del periodo. Domani mosso il Mar Tirreno, con venti moderati dei quadranti settentrionali, molto mosso a tratti agitato il Mar Ionio, con venti moderati o forti di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.